La chiesa quella domenica era piena piena. Era la prima messa cumannata dopo la festa dei morti, che a Montedoro era una ricorrenza importantissima, soprattutto per noi oggi picciriddi. Tutti i bambini sapevamo che durante la notte dei morti, tra il 1° e il 2 di novembre di ogni anno, i defunti della famiglia, i bisnonni, i vecchi zii, i lontani parenti che avevano abitato nella nostra casa, tornavano per portare ai nipoti e tanti leccomarie e tanti giocattoli. Tutti i bambini andavamo a letto la sera prima con il pensiero, anzi la certezza, che la mattina dopo avremmo trovato accanto al letto, nascosto da qualche altra parte della casa, i regali. Giocattoli, caramelle, dolciumi, belli zuccherati. Era l'unica sera dell'anno che andavamo a letto senza fare storie, belli convinti, anzi contenti. E quando le nostre mamme, finito di cenare, ci dicevano che era ora di andare a dormire, filavamo dritti dritti come a tante saittuna, senza manco sciatari. Ci mettevamo il pigiamino e senza fare inilludire manco una volta ci infilavamo sotto le coperte, chiudevamo gli occhi subito subito e aspettavamo di addormentarci presto presto, perché se no i morti non venivano. E quindi niente regali, niente giocattoli e niente leccomarie. Così ci dicevano i grandi. La mattina all'alba del 2 novembre ci svegliavamo di botto, spalancavamo gli occhi, saltavamo dal letto come tanti grilli e cominciavamo a cercare casa a casa. E chi trovava Bicirietta, Graziella, Nova Nova, chi Rotelle, chi Ciccio Bello, chi Bambolotti, Morbidi Morbidi della Mattel, che noi picciride ci andavamo pazze. E chi la pianola Bontempi, chi Dani Canica, chi la chitarra, perché ci piaceva suonare. E i maschi, o pallone di cuoio originale del Milan, della Juve o dell'Inter? E chi le scarpe di calcio chiodate, che non le aveva nessuno in paese? E chi quelle da tennis, che erano buone per correre e per passiare? Insomma, di tutto lasciavano questi morti in quella notte felicissima e lunghissima ai bambini di Montedoro. E così, afferrati i giocattoli e mangiati di gusto due biscotti fatti in casa, tutti sti picciriggi la mattina del 2 novembre ci riversavamo nelle strade e nelle piazze del paese per fare vedere a tutti gli amichetti e compagnetti quello che avevamo ricevuto. A te che ti ha regalato i morti, Ciccio? Ha visto di macchine polistirole, da lì che bella, ma da che corrono velocissime nel circuito a forma di otto. A mio pallone di cuoio, da lì che bello. A mio completino dell'Inter, da lì che bello. A mia pistola Edison Super Boom, da lì che bella. E a tia Totò, chi ti ha regalato i morti? Upupu con l'anghi torti. Toto a quel punto fissava dall'occhio a Peppino, si metteva stecchino in mocca, ci faceva un ghigno di sfida con un sorrisetto e poi velocissimo tirava fuori dal fodero della sua cintura la sfavillante pistola Lori con la stessa sveltezza e tagliata che aveva visto fare nel film western. Da 3 metri di distanza gliela puntava dritto al petto, tirava il grilletto senza esitazione, pam pam pam, ciccorpa! E Peppino si ciccava in terra assinnicchiato come a Tex Willer. Ferito al petto un caso di neve, stretto, stretto, e cannucci incapariva che stava morendo veramente. Totò ci aveva sparato perché non l'aveva picchiato poco colo. E tutti a scaccagnarsi dei risati, a sfottersi, a prendersi in giro, contenti di giocare, di stare insieme, di mostrare quei regali bellissimi. Piccole cose, giocattoli semplici, che li facevano sentire forti, amati, imbattibili. Felici, va? E lo eravamo tutti, felici, orgogliosi dei regali ricevuti, curiosi di quello che avevano ricevuto gli altri picciriggi che per tutta la mattinata, fino all'ora di pranzo, giocavano sparsi in crocchi per tutto il paese, a Sant'Antonino, Cannulicchio, Vaggiuni, Escuole, Ochiano, Amatrici, a Votattano Mulino. Le piazze, le strade del paese per quella giornata erano di dominio di centinaia di picciriddi che si rincorrevano, saltellavano, si radunavano in capannelli accovacciati sui marciapiedi e si fronteggiavano fingendo duelli di spade, pistole, fucili, masculi, femmini. Me frati Pasquali, pace Pasquali, pure a quello pensava prima di iniziare a missa, ogni anno alla festa dei morti.
Pensava pure ai regali che lui bambino aveva avuto dai suoi morti. E un regalo più bello per tutti i mascoli di Gomaiggio erano i pistoli e i fucili. Un fucile Marines, con il pacchetto di capsule rosse o gialle che si mettevano nel caricatore e spingendo il grilletto facevano un botto sordo che pareva preciso lo sparo di un'arma vera e faceva schizzare a mezzo metro di distanza il proiettile di gomma dura. Una pallina colorata che serviva a pigliucare a sparare tra bande rivali di indiani e di sceriffi. La mattina però a mezzo metro di distanza c'era io. E tu non se ne adunavo. E manco io.